Potrebbe concludersi entro breve tempo la vicenda della Keynes, la nave portacontainer marocchina da 10 mesi sotto sequestro in una banchina del porto di Cagliari, con l'equipaggio abbandonato dall'armatore che non pagava più gli stipendi. Tra gennaio e i giorni scorsi, i 15 componenti dell'equipaggio sono rientrati in patria e sono stati sostituiti da 3 nuovi marinai, altri 2 arriveranno a breve, e un nuovo comandante, il quale ha dato incarico a un'agenzia marittima cagliaritana di curare gli interessi dell'armatore e seguire tutte le incombenze burocratiche affinché la Keynes possa tornare in patria. Adesso sono partite tutta una serie di azioni per fare in modo che la nave possa prendere il mare il più rapidamente possibile, fermo restando la vicenda del sequestro dovuto appunto al mancato pagamento degli stipendi ai vecchi marittimi. Una volta che ho sistemato l'equipaggio, se l'autorità giudiziaria toglie il sequestro che è apposto attualmente sulla nave, noi saremo pronti per regolare tutta la documentazione della nave. E poi, una volta conclusa l'avvertenza, potremo andare via. Nel frattempo però va avanti il contenzioso giudiziario avviato dai legali dei 15 marittimi che rivendicano gli stipendi arretrati, e su questa vicenda il Tribunale di Cagliari si pronuncerà a giugno. Rimane la grande prova di solidarietà che per 10 mesi ha consentito ai marinai marocchini di vivere dignitosamente, di girare tranquillamente per la città e di comunicare con le proprie famiglie grazie all'impegno di istituzioni, aziende e privati.